Dottor Cinquetti, la signora Monica vorrebbe avere ragguagli da lei sui frequenti mal di pancia della figlia di 10 anni. Si chiede da cosa possono essere causati. Beh, la fascia di età dei 10-12 anni è la più colpita da queste situazioni di mali di pancia. Io penso che la domanda vada oltre anche il periodo che stiamo vivendo di esagerazioni nell'alimentazione legato alle festività. Proprio a questo proposito, tra pochi giorni, il 23 gennaio, qui a San Bonifacio terremo un incontro di gastroenterologia pediatrica nel quale cercheremo di dare questo tipo di risposta, ovvero definire esattamente la natura di un mal di pancia. In estrema sintesi si può dire che un mal di pancia può essere dovuto essenzialmente a due situazioni: a un disturbo, per la maggior parte dei casi, di tipo funzionale, cioè un'alterazione della motilità, della contrazione intestinale, o ben più raramente nel bambino ad una, si dice, patologia organica, e cioè a una malattia che necessita di approfondimenti e ovviamente anche di cure di tipo più intenso. Cosa deve fare Monica per evitare i mal di pancia della figlia? Insieme col suo pediatra, di riuscire a individuare la problematica che sta alla base del mal di pancia della bambina. Come detto, nella maggior parte dei casi il problema è un problema di tipo funzionale, che usualmente trova la propria radice in situazioni di tipo emotivo, psicologico, comportamentale, e questo induce perciò la necessità di effettuare anche una valutazione che va ben oltre la pancia. Si usa dire che la maggior parte dei mali di pancia li si scopre in testa, e quindi invito Monica con il proprio curante ad effettuare una valutazione che, appunto, come detto, superi il livello dell'intestino della bambina.